non ti dedico nessuna. No, non, per favore, grazie. Allora, Raimondo, con la faccia di chi sta salendo da una prostituta più che da un'insegnante privata, entrò nell'ascensore, chiuse le porte di legno e schiacciò il treno. Guardandosi allo specchio si diede una sistemata al ciuffo di capelli castani, suonò il campanello e attese. Sapeva che ad aprirgli la porta sarebbe venuta lei, la signorina Anna Scagliola. Anna era una ragazza di circa 35 anni, magra, non troppo alta, con degli occhiali spessi a cerchi concentrici come quelli del professor Cimino, i capelli neri perennemente gonfi sopra la testa. Un'aria apatica la faceva sembrare eternamente assorta. «O fieto base», pensò Raimondo, sentendo i passi avvicinarsi alla porta. «O fieto base», come lo chiamava un suo amico, era la puzza che di base c'è in ogni casa, l'odore caratteristico che ogni famiglia non sa di avere, solo che quello della famiglia Scagliola era veramente duro da mandare giù. Ogni volta che Anna apriva la porta, un misto di cavolo bollito e muffa invadeva le sue narici, e Raimondo, per quanto se lo aspettasse, non riusciva mai a impedire ai muscoli della sua faccia di contrarsi in una smorfia di disgusto. «Ciao», lo accolse Anna. «Buonasera», salutò con fatica Raimondo avvolto da una nuvola di fieto base. «Prego», lo invitò ad accomodarsi. «Grazie», rispose compiendo l'azione più difficile, cioè infilare il primo piede dentro casa senza vomitare. Dopodiché la porta si chiuse inesorabilmente alle sue spalle. Wow.